ormai da dicembre del 2016 abbiamo pubblicato questo sito web Open Data Ricostruzione, che contiene tutti i dati della ricostruzione, in particolare i dati economici, i dati finanziari, tutti i flussi finanziari legati alla ricostruzione, soggetti che hanno percepito dei soldi per i lavori fatti e così via. E già insomma la scorsa primavera ci è venuto in mente l'idea di organizzare questo hackathon. Hackathon è la crasi tra due parole, hackers e maratona, in inglese marathon, quindi hackathon sarebbe una maratona di hackers. L'idea è quella di organizzare una gara in cui vari team di hackers, team composti non soltanto da persone esperte di computer, di informatica, ma anche economisti, urbanisti, eccetera, che sulla base dei dati di Open Data Ricostruzione costruiscono, progettano e realizzano delle app per smartphone, per computer, eccetera, basate proprio sui dati della ricostruzione, per rendere questi dati più fruibili, più facilmente accessibili a chiunque, insomma alle persone. Per cui ci sarà questa gara, i team che si sfideranno sono quattro per realizzare queste app, e alla fine della gara, che durerà circa 30 ore, avranno la possibilità questi team di lavorare a ciclo continuo. Insomma, il GSSI è aperto 24 ore su 24 sempre. Una commissione deciderà i due vincitori, primo e secondo premio. Le app che verranno realizzate saranno comunque pubbliche e a disposizione di tutti per essere scaricate ed utilizzate. Quindi speriamo con questa iniziativa di aumentare l'interesse verso i dati della ricostruzione, verso la ricostruzione più in generale della città dell'Aquila, e facendo anche un servizio per rendere più fruibili e utilizzabili questi dati. Allora, noi abbiamo, vedendo il portale, ci siamo resi conto che non sono presenti i dati degli asfalti, ovvero sostanzialmente c'è tutta la parte di ricostruzione, però i dati sugli asfalti, ovvero sulla qualità degli asfalti, non sono presenti, e sappiamo che in una città gli asfalti sono un po' come l'arteria della città, per cui stiamo cercando un modo, attraverso un'applicazione e attraverso i cittadini che faranno uso di questa applicazione, di poter catturare i dati dell'asfalto attraverso gli accelerometri e appunto unire questi dati al portale Open Data Ricostruzione, per allargare insomma i dati presenti, così da poter prendere delle decisioni in futuro anche su questi dati. Noi stiamo realizzando un chatbot su Facebook Messenger, che è una tecnologia di quest'anno, negli ultimi due anni, che consente di interpretare il linguaggio naturale. E quindi le persone non devono installare software sul loro dispositivo, ma utilizzano il Messenger di Facebook, e facciamo in modo che poi le risposte siano sulle pratiche, quindi tutti i dati messi a disposizione per l'evento possono essere ricercabili. Quindi l'utente scrive: mi interessano informazioni sulla pratica 123, il sistema lo capisce e gli dà le informazioni, questo in maniera molto naturale. Stiamo pensando di aggregare i dati secondo un'idea di una visualizzazione dei dati, in maniera che quando ad esempio si vede la situazione del centro storico dell'Aquila, se si punta su un edificio o su un ambito del comune, attraverso un visual mapping si capisce subito a che punto è quell'edificio o quella porzione di territorio. Sappiamo ora, noi abbiamo anche lavorato nel lancio dell'Open Data Ricostruzione, che attualmente è un po' troppo dal punto di vista generico generale l'applicazione, il sito Open Data Ricostruzione. La nostra app, che si chiamerà Virtula, quindi un incrocio fra Virtual e Virtulaquila, si pone dal punto di vista del singolo fruitore dell'unità immobiliare ricostruita, quindi su un processo di mappatura geolocalizzata la persona si troverà in una piazza davanti alla
la zona, la casa, l'ente ricostruito, potrà in tre modi arrivare a conoscere quale casa: da un banalissimo scrivere l'indirizzo e capire qual è, alla geolocalizzazione tramite GPS e posizione, oppure, che è la parte un po' più interessante, puntando il proprio smartphone verso la casa. Da lì partirà un raggio e il primo edificio che si incontra è quello selezionato. Dunque, si chiude questa 2 giorni di Hackathon, un'esperienza totalmente nuova per il GSSA e penso un po' anche per la città dell'Aquila attorno a questi temi. È la prima volta che si tenta di fare, quindi la prima cosa che credo che tutti quanti, e anche a nome del GSSA, vogliono dirvi è grazie di aver partecipato. Di questa giuria hanno fatto parte dunque Ludovico Iovino del GSSA, ricercatore postdoc con grande esperienza all'interno del campo più tecnologico, abbiamo competenze diciamo variegate, e poi Roberto Aloisio, sempre professore associato GSSA, fisico, che però diciamo per noi all'interno di questa esperienza rappresenta una colonna importante, perché è colui intorno al quale si è sviluppata dentro il GSSA l'attività di Open Data Ricostruzione, quindi è qualcuno che conosce molto bene l'attività della ricostruzione, e anche questo tentativo, diciamo, sia per il mondo della ricerca che per il mondo dell'animazione civica e sociale, che ruota intorno alla ricostruzione dell'Aquila. Poi Sara Vegni del Action Aid, che va bene, è proprio la parte attiva, diciamo, è l'organizzazione a parte di questo festival della partecipazione, diciamo che è in prima fila, ma anche che partecipa al progetto Open Data Ricostruzione proprio per la parte di animazione più territoriale. E poi io sono Agnes Pennisi del GSSA, quindi vi voglio dire quali sono i criteri sulla base dei quali la giuria ha dato una valutazione di ogni singolo progetto. Sono diversi criteri: uno è il criterio legato all'innovazione nell'idea progettuale, l'altro riguarda invece il lato innovativo dal punto di vista tecnico e tecnologico, l'altro è quello della fattibilità, della realizzabilità dal punto di vista tecnico, cioè, poi c'è la potenzialità in termini di uso civico, poi c'è quello del potenziale in termini di interdisciplinarietà e infine quello della comunicazione. Quindi vincitore, primo posto in Africa, secondo progetto di vita.